Buonasera a tutte e a tutti. Sta per cominciare l'ultima sessione in track 1, ultima non per importanza. Questa sera abbiamo con noi una realtà molto importante. Parleremo di accessibilità in ambito turistico. Abbiamo la sessione Accessibilità in viaggio. Come per le altre sessioni, il personale docente potrà accedere ai crediti formativi. Il codice è il numero 20 118 1 e il sito internet è https://dav.ci/prad22. Ormai penso che lo conoscono tutti, però ripetere non nuoce. Accanto a me, alla mia sinistra, abbiamo Federica Calcaterra di Airbnb e Valentina Tomirotti, che ha un alias veramente carinissimo, che è Pepitosa in carrozza. Parleremo di come cambia il concetto di viaggio per le persone con disabilità e sulle opportunità di soggiorni in casa tra aspettative e pregiudizi, consapevoli e non. Abbiamo parlato tra noi ragazzi del board perché tutti avremmo voluto avere la possibilità di introdurre queste nostre pregevoli ospiti. Siamo persone con disabilità che amano viaggiare e che amano viaggiare in modo accessibile, e avere l'opportunità di fare quattro chiacchiere con loro faceva gola un po' a tutti. E poi alla fine ce l'ho fatta io. A questo punto do la parola a Federica e Valentina. Allora, innanzitutto grazie a tutti di essere venuti oggi, grazie agli organizzatori per averci invitato e averci dato questa opportunità. Allora, io direi che inizio a presentarmi me stessa, diciamo, e l'azienda che rappresento oggi. Allora, io sono Federica, sono la responsabile della parte di comunicazione consumer per Airbnb in Europa, quindi non solo l'Italia ma tutti i paesi europei. Sono in Airbnb da 7 anni circa e devo dire che ho visto questa azienda cambiare tantissimo negli ultimi 7 anni. Quando sono arrivata era poco più di una startup, nessuno riusciva neanche a pronunciare il nome Airbnb, questo era lo scoglio più grande quando sono arrivata. Adesso è una realtà molto più importante, spero che molti di voi la conoscano. Quanti non conoscono Airbnb? Ok? Quanti hanno viaggiato con Airbnb? Bene. Quanti sono anche host di Airbnb? Questo è il livello pro, va bene, ci arriveremo. Ok. Oggi, appena abbiamo ricevuto l'invito, quello che ho subito pensato è stato di chiamare al mio fianco Valentina, perché ci ha accompagnato in questo percorso, soprattutto negli ultimi 2 anni, ed era la persona perfetta per raccontarsi e raccontarci. Quindi, Vale, lascio a te presentare te stessa. Intanto, buonasera a tutti. Grazie anche da parte mia per avermi invitata e per dare l'opportunità di comunicare un progetto che secondo me è meritevole dell'attenzione di tutti. Io sono una giornalista, mi occupo di comunicazione, lavoro a 360 gradi nell'ambito social e sono la presidente dell'associazione di turismo accessibile Pepitosa in carrozza, che magari lungo il nostro percorso vi faccio capire meglio perché esiste e perché questo nome. Allora, vi spieghiamo un pochino come funzionerà questo talk. Non abbiamo una presentazione di prodotto, sarà una chiacchierata, una riflessione guidata da alcune parole. Rispetto alle domande, ci farebbe piacere che voi le possiate fare in qualsiasi momento, quindi nei vari punti, chiunque abbia una domanda, è una chiacchierata super informale, non potrebbe essere altrimenti con noi due, e quindi direi di iniziare. Allora, la prima parola che abbiamo scelto è stata appunto scelta. Vale, perché?
scelta perché nell'ambito turistico una persona con disabilità solitamente non può scegliere non tanto la destinazione, ma non ha opportunità di scelta magari di alloggi, di servizi, di esperienze. Quello che invece è emerso con Airbnb è una differenza sostanziale. Allora, vi faccio vedere questo, a world where anyone can belong anywhere, che vuol dire semplicemente un mondo dove chiunque, in italiano lo traduciamo chiunque possa sentirsi a casa in qualunque luogo. Questa è quella che viene definita la mission, no, di Airbnb, l'obiettivo. Quando sono entrata in Airbnb è stata la cosa che mi ha un po' più scaldato il cuore, mi ha dato veramente la voglia di partecipare a questa avventura. Dopo poco tempo ci siamo accorti che mentre la seconda parte sull'anywhere era abbastanza semplice, andavamo avanti abbastanza rapidi, Airbnb ora è in qualsiasi paese del mondo, c'è stata una crescita veramente rapidissima. Dopo un po' ci siamo accorti che era sul anyone che iniziavamo ad avere qualche difficoltà, perché un'azienda che ha un obiettivo come questo poi ha nella comunità di host e di ospiti il proprio punto di forza, non poteva non accorgersi che qualche cosa non stava ingranando. Banalmente abbiamo iniziato a parlare con la community, quindi avere le reazioni, raccogliere le reazioni sia degli host, dei proprietari di casa che dei viaggiatori, e ci siamo accorti che avevamo tantissimi problemi, ma veramente tanti, perché il sito non era pronto, perché ci si scontrava con veramente tante difficoltà da parte di persone con disabilità diverse, motoria, visiva. Motoria soprattutto perché ovviamente parlando di ospitalità e parlando di casa, lo spazio fisico è quello che è la prima barriera, no, forte che si trova. Cosa è successo? Innanzitutto ci siamo accorti di avere un problema e l'abbiamo accettato perché non si può fare altro, però abbiamo deciso di iniziare a mettere in moto una macchina. Abbiamo nel 2017, giusto per raccontarvi la storia, abbiamo acquisito Accommable, che era una startup negli Stati Uniti che si occupava proprio di turismo accessibile. Il loro CEO è entrato a far parte di Airbnb del board e ci ha guidato in un percorso per rendere piano piano la piattaforma e l'esperienza di viaggio un pochino più accessibile. Siamo partiti dal concetto quello che vedete, il simbolino della sedia a rotelle, no? Quello era il simbolo che definiva l'accessibilità di un luogo. Ci siamo resi conto immediatamente che quel stimolo lì non funzionava, perché le necessità sono diverse per ognuno. Poi parlando e conoscendo persone, ad esempio Valentina mi ha spiegato che la carrozzina a motore e quella manuale sono due, si dice manuale o meccanica? Manuale. Sbaglio tutto. E sono due mondi completamente diversi, quindi, e soprattutto la disabilità magari non, alcuni c'è un gradino e lo possono fare, altri invece hanno bisogno della rampa, quindi parlando soprattutto di disabilità motorie, ci siamo accorti che avevamo bisogno di un cambio di passo. E quindi il primo elemento su cui abbiamo lavorato a livello di prodotto e di piattaforma digitale è stato proprio il design. Il design, Airbnb è un'azienda che viene definita design driven, intanto perché i fondatori sono due ex designer, quindi dall'immagine del sito e quello che la struttura, il layout, quello che è definito è sempre stato fondamentale, ma nel design, il design parte anche per costruire l'esperienza di viaggio. Il primo punto per Airbnb è stato ad esempio quello che viene definito il design for trust. Airbnb è un'azienda che invita le persone ad entrare in casa di altre persone e passare la notte, un concetto che adesso a noi sembra abbastanza normale ma che 10 anni fa era una cosa assurda, cioè io dovrei aprire a casa mia uno sconosciuto che non... Quindi li guardavano tutti con gli occhi veramente allucinati. E come si faceva a creare un rapporto di fiducia tra due persone che non si conoscevano?
si è passati dal design e quindi dall'introduzione delle recensioni, le recensioni che sono da tutte e due le parti, no? Dalla parte dell'ospite che viaggia, ma anche dalla parte del padrone di casa. Quindi nel momento in cui, per creare la fiducia, cosa si è fatto? Si è costruita una piattaforma per cui i viaggiatori e i padroni di casa avessero la possibilità di conoscersi un pochino prima dell'esperienza reale di viaggio. Con l'accessibilità è stato fatto un pochino la stessa cosa. Questo è un quote di un designer che ha lavorato alla piattaforma e che a me, penso anche a Valentina, è piaciuto molto. Cioè, come designer falliamo e sostanzialmente rendiamo le persone disabili, ma questo tu mi avevi detto meglio ieri. Le persone che non hanno l'abilità nel fare una certa azione, non per forza per una malattia, ma per, semplicemente, tra virgolette, per una condizione. Quindi sostanzialmente noi quando le rendiamo disabili noi falliamo e quindi tutto parte da lì. E allora la prima cosa cos'è stata? Togliamo questo simbolino della sedia a rotelle che non si capisce mai a che cosa si riferisca e iniziamo ad introdurre tanti filtri sull'accessibilità, quindi non c'è più un simbolo, ma ci sono tante caratteristiche di accessibilità che ci dicono, purtroppo avevo solamente gli screenshot in inglese, ma se andate sulla piattaforma lo vedete, che ci dicono ad esempio se ci sono degli gradini all'ingresso, ci danno l'ampiezza delle porte, ci dicono quanto è lo spazio in bagno, ci dicono se ci sono degli elementi in bagno, perché magari uno non ha necessità del bagno accessibile, ma invece ha altre necessità. Quindi questo è stato il primo grosso cambiamento. All'inizio abbiamo anche esagerato, ce n'erano tipo 25 e quindi anche lì dopo abbiamo capito che le persone impazzivano e diventava un disastro, siamo tornati sui nostri passi e adesso sono 11. È un percorso in evoluzione, facciamo tanti errori, però devo dire non molliamo al momento. Quindi questo per dire che il design è uno degli elementi che ha guidato, che ha influito, che influisce e non è solamente una questione estetica, ma influisce sull'esperienza di viaggio. Questo è da parte mia, dell'azienda. Per te il design? L'opportunità di dialogare con una realtà internazionale come Airbnb vuol dire far entrare la realtà nelle sedi aziendali. Perché è vero che siamo abituati ad essere rappresentati dall'iconografia della sedia a rotelle, ma dietro quell'iconografia c'è un mondo che ha bisogno di essere ascoltato. Quindi con Airbnb, attraverso questi filtri, non solo, iniziamo un'opera di comunicazione della realtà e andiamo anche a far scoprire, far capire che design per il mondo della disabilità non vuol dire ospedalizzare, ma vuol dire creare alternative ed opportunità di utilizzo. Queste ad esempio sono alcune delle case che sono... È partito? No? Adesso ve lo faccio vedere, vediamo se parte. Ecco, alcune delle case che sono accessibili, quindi con molte caratteristiche di accessibilità. Il concetto che volevamo far passare è che accessibile non vuol dire necessariamente ospedalizzato, no? E prendo un attimo la parola per fare un altro focus. Quando una persona con disabilità ricerca un alloggio accessibile, nella normalità della situazione deve essere orientato a livelli dell'ACS. Con Airbnb abbiamo opportunità di alloggi accessibili per qualsiasi tasca economica e anche questa è un'opportunità di dialogo per far capire che le persone con disabilità sono un target meritevole di essere considerato commercialmente appetibile.
Infatti nelle slide, nelle immagini che scorrono dietro, cioè, potete vedere che non c'è la camera di albergo, ma c'è il trullo. Ad esempio abbiamo scoperto che i trulli, facendo proprio una ricerca, i trulli sono molto spesso degli spazi estremamente accessibili. Cioè, sono strutture meravigliose, ma estremamente accessibili, perché hanno le rampe, sono tutti a piano terra, ma ci sono anche case d'epoca che lo possono essere. Ci sono tante ville, come vedete qua, con piscina, che hanno strutture completamente accessibili. Quindi il nostro lavoro sostanzialmente è quello di andare a ricercare queste strutture e cercarle, attraverso il design della piattaforma, come dicevo, di renderle fruibili per tutti. Quindi questo è l'obiettivo. Al momento sono state... Ah, poi c'è stata l'altra questione, che gli host molto diligentemente cercavano di caricare le caratteristiche di accessibilità, ma poi c'è anche un'altra questione da affrontare. Non sempre le caratteristiche di accessibilità rispecchiavano poi la realtà. E mentre ci siamo sempre affidati semplicemente alle recensioni per il controllo, cioè Airbnb, quando una persona mette una casa su Airbnb, non c'è un controllo, non c'è nessuno che viene a casa vostra a vedere che cos'è in realtà, perché ci si affida alle recensioni, no? Una persona che viene poi dice: questa casa non è come corrisponde, e dopo la prima recensione sbagliata, se è una cosa grave, o dopo qualche altra recensione, l'annuncio perde potere all'interno del ranking della piattaforma, quindi diventa sempre meno visibile, o nei casi più seri viene tolto. Quello di cui ci siamo resi conto è che con le persone con disabilità, soprattutto motoria, questo processo non poteva funzionare, perché il viaggio è più faticoso, ci sono tante cose da considerare. E allora abbiamo deciso di mettere in campo tutta una squadra interna che controllasse manualmente le caratteristiche di accessibilità, quindi che controllasse che ad ogni caratteristica corrispondesse una foto. Questo è uno sforzo dal punto di vista dell'azienda, in termini proprio di persone, anche in termini economici, molto importanti. È un cambiamento che abbiamo introdotto l'anno scorso, a novembre. Ad oggi sono state verificate 150.000 caratteristiche di accessibilità in 100.000 annunci, quindi è un lavoro che sta andando avanti. Siamo molto contenti qua in Italia, perché l'Italia è il terzo paese al mondo per numero di case con caratteristiche accessibili, dopo gli Stati Uniti e la Francia. Quindi c'è una grande offerta, e di questo siamo molto orgogliosi. Però questo, un altro dei punti importanti è stato capire che occuparsi di accessibilità vuol dire coinvolgere tutti nell'azienda. Cioè, non c'è un team di persone che si occupano di accessibilità, ma ci sono i designer che lo fanno, ci sono gli sviluppatori, ci sono le persone di comunicazione. Tutti noi, io mi occupo di comunicazione, e all'interno del mio piano io so che tutto quello che facciamo deve essere intriso anche di messaggi sull'accessibilità. Quindi non può essere relegato a un compartimento stagno all'interno dell'azienda, perché altrimenti non funziona. Anche perché purtroppo la realtà dei fatti è quella. Poi rimane un po' sempre l'ultima ruota del carro, perché ci sono tante, cioè se ne ricordo in queste occasioni, Global Accessibility Day e la giornata mondiale, cioè per le persone con disabilità, a dicembre, mi pare. Sento di averlo detto sbagliato il titolo, ma non importa, ci siamo capiti. E invece non può essere così. E allora abbiamo cambiato proprio approccio, e quindi tutti hanno questo tra i loro task, e quindi questo è stato un altro passo avanti. Sicuramente il dialogo aziendale interno ed esterno è frutto di una parola composta, riassumibile in cultura accessibile. Perché cultura accessibile? Cultura accessibile è il sapere aziendale di mettersi a disposizione di una causa, è il mettersi a disposizione degli host che capiscono l'opportunità lavorativa, ed è anche la possibilità di un territorio, di una città, di essere finalmente alla portata di tutti. L'insieme di tutti questi ingredienti
vanno a completare il significato di cultura accessibile, perché non ci possiamo più permettere di avere una cultura per pochi e a senso unico. E Valentina ha citato un'altra delle parole che per Airbnb è di fondamentale importanza, che è quella dell'host. L'host è la persona che ti riceve nella tua casa, che ti apre le porte. Airbnb è una, sostanzialmente è una piattaforma, noi siamo nell'ambito tech, no? Quindi è una piattaforma digitale. Tutti noi lavoriamo su questo, quindi la parte online, digitale, come vi raccontavo prima, no? Nel design del prodotto, eccetera. Per noi il prodotto è la piattaforma, però noi parliamo di esperienze di viaggio e quindi l'altra metà del cielo invece è l'esperienza offline e di quella non possiamo non curarci, perché poi è l'esperienza che facciamo, che completa e che dà senso a tutto. Senza una buona esperienza di viaggio poi non avrebbe senso neanche avere un portale di prenotazioni. La parte degli host e la comunità di host è fondamentale, quindi quando abbiamo iniziato a lavorare con maggiore impegno sulle tematiche relative all'accessibilità, abbiamo subito capito che era fondamentale fare una sorta di educazione sostanzialmente degli host, per abbattere un pochino di pregiudizi che ci sono a volte, ma molto spesso anche molte paure che ci sono, la paura di sbagliare. Io ho parlato con molti host che magari avevano case accessibili e chiedevo: ma come mai non metti i filtri? E loro mi dicevano: no, sono in ansia che poi se qualcosa va male mi sento in colpa e non va bene. E un po' li capisco, perché comunque è una responsabilità. Però è bello mettersi in gioco e quindi da parte nostra è importante dare alle persone tutti gli strumenti per poter ospitare e aprire la porta e consentire ad altre persone di avere un'esperienza di viaggio completa. Valentina ha fatto una di queste esperienze di viaggio, abbiamo fatto un video, volevamo farvelo vedere, sono un paio di minuti. E lavoro nel mondo della comunicazione e vivendo su ruote il viaggio è la diretta conseguenza di quello che è il mio beneficio di stare a questo mondo. L'accessibilità è riuscire ad arrivare, riuscire a fare, riuscire a vivere un'emozione. Più che abbattere le barriere architettoniche sarebbe più giusto abbattere le barriere o i confini umani, andando a scollare le etichette che giornalmente ci attacchiamo ognuno sulla schiena dell'altro. Un host diventa speciale quando sa comunicare e poi ovviamente accogliere delle richieste. A volte sono un po' fuori dal consueto, ma il più delle volte si trovano dei compromessi, perché si può fare. E questa è una delle campagne che abbiamo fatto per cercare di incoraggiare le persone a diventare host. E parte della campagna è stata anche questa, che è una guida all'accoglienza accessibile. Vale, ne vuoi dire tu due parole, visto che l'hai scritta? Sì. Questa... la trovate? Aspetta che lo dico intanto. Poi c'è un link da dove si può scaricare, però ne abbiamo portate alcune copie poi all'ingresso, se volete prenderla. Anche questa guida è il frutto di un lavoro in sinergia con l'azienda e con varie persone con disabilità per far capire agli host l'opportunità, e come vedete è una parola che si rincorre spesso in questo lavoro, l'opportunità di accogliere le persone senza andare a far leva sulle mancanze o sulle problematiche delle persone, ma semplicemente conoscendo le modalità idonee per trattare il dialogo e non solo con le persone con disabilità. Abbiamo fatto una sorta di vademecum diviso per le tre macro aree della disabilità, quindi motoria, sensoriale, intellettiva.
E abbiamo cercato di supportare gli host in questo percorso, facendo capire la possibilità che hanno a disposizione e soprattutto facendo girare un po' di cultura sul tema della disabilità. L'abbiamo impostato con consigli da parte delle persone, da parte degli altri viaggiatori agli host, e con un tono un pochino dissacrante come quello che usa Vale di solito. L'altro, uno degli ultimi punti, che poi più o meno ci siamo col tempo, mi sembra, è il dialogo. Sì, come detto prima, il dialogo non è mai a senso unico, è un'occasione per arricchirsi sull'argomento, per conoscere nuovi mondi da esplorare, sia da un punto di vista aziendale, sia da un punto di vista di pubblico, ma anche di supporto a creare questi progetti, che non è così scontato che esistano, soprattutto in Italia. E quindi è giusto incentivare il dialogo e non fermarsi mai al confine del noi e voi, ma mettersi tutti da uno stesso lato. Sembra una falsa retorica, però è possibile, perché l'esempio che abbiamo raccontato oggi è frutto proprio di questo dialogo. Per noi, per l'azienda, sostanzialmente il dialogo è fondamentale su tanti aspetti. Il primo, io citerei, rispetto all'accessibilità, il dialogo con le associazioni. Vi ho parlato molto di disabilità motoria, no, questo non vuol dire che non stiamo lavorando anche su altri fronti, sulla disabilità visiva soprattutto. Abbiamo tanto ancora da fare, esiste un board sostanzialmente dove ci sono rappresentanti di diverse associazioni che si incontrano ogni trimestre per dare dei consigli. Mi sta particolarmente a cuore la disabilità visiva, perché è quella che abbiamo capito un pochino più tardi, di cui si parla meno, ma in realtà parlando di digitale è fondamentale. Quindi la possibilità che un testo venga sintetizzato nella maniera corretta e trasformato in un file audio è fondamentale, e soprattutto noi lavoriamo tanto appunto col design e con le immagini. Le immagini, le descrizioni devono supportare le immagini e devono rendere per tutti, no, l'esperienza accessibile. Mi sembra che stiamo migliorando un po'. Tu l'hai guardato, cosa dici? Sì. Un po', non sei obbligata a dire che va bene. Si accenderà il microfono, ok, ci siamo. Sì, no, ne parlavamo prima proprio con Federica. Stavamo parlando un po' di quella che è la mia esperienza di persona che viaggia, persona con disabilità visiva, e le stavo dicendo che l'app di Airbnb è sicuramente molto migliorata nel tempo, è dotata di testi alternativi anche veramente ben fatti. Vi invito, per quelli che sanno utilizzare le tecnologie assistive, gli screen reader, anche a provarla e a far avere dei feedback in merito. L'azienda sta facendo uno sforzo importante per avvicinare sempre di più a quello che è il concetto di libertà di movimento, e penso che poter viaggiare con una equa opportunità per tutti noi sia doveroso, e avere il sostegno e il supporto di una piattaforma come la loro, che fa un'azione anche non solo legata alla mera aspetto tecnico legato, no, alla piattaforma, ma anche agli host, quindi lavorare sull'accoglienza sia un elemento estremamente importante. E io non posso che ringraziarvi, perché forse è la mia più grande passione, anche più dell'accessibilità, e poter coniugare viaggi e accessibilità è davvero tanto. Concludiamo, no, sì, giusto ritornando alle origini, no? L'accessibilità in viaggio, per noi l'accessibilità è veramente un viaggio, quindi non abbiamo, parlavamo ieri con Valentino, una meta, ma è proprio un percorso fatto di tappe, di tanti passi falsi,
tutti i feedback sono benvenuti. Devo dire che perlomeno l'azienda dove lavoro fa tanti errori, ma li riesce a riconoscere in buona parte, e non abbiamo vergogna di dire abbiamo sbagliato, cioè 21 filtri dell'accessibilità sono una follia, niente, torniamo indietro. Abbiamo bisogno di un po' di pazienza. Mi rendo conto che spesso le persone con disabilità già ne devono avere tante, non hanno voglia di averne tante perché non ne possono più. Mi viene in mente che ho sbagliato anche, abbiamo sbagliato anche con Valentina a organizzarle il viaggio, perché non si finisce mai di imparare. Io l'ho detto, vieni in treno, e io penso il treno da Mantova, cioè il giorno prima lo prende, no? E invece no, tutto sbagliato, no? Ci vuole 4 giorni, lo so, 4 giorni prima almeno per prenotare il servizio. Quindi a parte sentirmi una schifezza, però poi abbiamo tentato di recuperare in corsa, ed è un pochino l'approccio che abbiamo nell'azienda, cioè si fa fatica, però andiamo avanti. Qualsiasi feedback è benvenuto, e quindi vi invitiamo poi a lasciarli, cioè la possibilità di farlo sull'app. Io vi ringrazio per averci seguito, e sicuramente, come ha detto Federica, il viaggio non è la meta, come diceva forse Giovanotti, ma è il percorso ed è l'itinerario, che è ancora meglio, perché l'itinerario è molto sfaccettato ed è fatto di persone che si mettono in comunicazione, ed è quello che faccio io quotidianamente sui social, ma è anche quello che faccio grazie all'incontro con aziende come Airbnb, disponibili finalmente ad ascoltare la realtà che c'è fuori da qua. Grazie, grazie davvero. Prego. Non avete fatto domande, non so se prenderlo come un brutto segno. No, ma infatti no, li male, incitiamo a fare qualche male, domanda. Se avete delle domande, adesso vi ho messo in difficoltà. Vai, ditemi. Piano, fermi. Adesso arriva Grazie. Il microfono. Grazie. Buonasera. Mi sa che sento un po' di riverbero. Allora, avevo una domanda. Intanto complimenti Airbnb. Io faccio... dico la mia esperienza, ho una disabilità visiva, uso uno screen reader, e tra voi e un'altra azienda sono tra virgolette costretta a utilizzare solo voi, perché l'app di quell'altra azienda, costretta in senso positivo, perché appunto l'altra azienda ha un'app che ho grosse difficoltà, invece con la vostra riesco tranquillamente a prenotare il soggiorno. E mi chiedevo, per quanto riguarda le disabilità visive, avete mai ragionato sul fatto di magari mettere la possibilità da parte dell'host di, ecco, magari una mia difficoltà, se dovessi viaggiare da solo, individuare, diciamo, l'ultimo miglio, chiamiamolo così, per arrivare al posto, all'appartamento, e quindi dare la possibilità magari degli host che si rendono disponibili anche, diciamo, a pagamento con un servizio in più, di venire incontro alla persona con disabilità visiva per, appunto, per individuare meglio la persona, cioè il posto. Questa è la prima domanda. E la seconda domanda è legato ai cani d'assistenza. C'è una politica molto interessante che voi applicate per chi utilizza il cane, per chi viaggia con il cane d'assistenza. Nelle vostre condizioni d'accesso c'è proprio scritto che non c'è bisogno di indicare la presenza dell'animale, perché tutti i cani d'assistenza sono accettati dall'host, da tutti gli host. La domanda che vi faccio è: cosa succede se io mi presento con il cane guida senza aver indicato la presenza del cane guida e l'host non mi vuole fare entrare in casa? Allora, parto Grazie. Dalla prima. Non c'è un servizio particolare, questo è uno spunto interessante che mi hai dato, è una cosa che sicuramente il team che si occupa dello sviluppo del prodotto ci avrà pensato. Io ad esempio, una delle cose a cui non avevo pensato, l'ultimo passaggio, all'interno della guida ci sono tanti consigli per gli host, anche per quando ospitano persone
persone con disabilità visiva, non so se c'è questo in particolare, però quello che è importante è che tra le cose che abbiamo implementato, tra le feature che abbiamo implementato, c'è la possibilità di chattare con l'host rispetto alle varie caratteristiche di accessibilità, e questo è molto importante quando parlavamo del dialogo, no? Perché ci sono tantissimi host che sono più che disponibili a aiutare le persone a identificare ad esempio l'alloggio. Bisogna iniziare ad aprire però un dialogo molto aperto. Quando vi dicevo che molte persone hanno paura e non mettono le caratteristiche di accessibilità perché hanno paura di sbagliare qualcosa, di non sapere, di non essere esperti in materia, ve lo dicevo un po' per questo, perché noi abbiamo aumentato gli strumenti per comunicare in maniera semplice con gli host in modo da verificare tutti questi passi. Mi prendo lo spunto che mi hai dato e vado a controllare e vado a vedere se qualcosa sia stato fatto. Come utente ti incoraggio ad usare questi strumenti sempre più di comunicazione, perché sono fondamentali. Rispetto al cane guida, è vero, non c'è bisogno di avere un alloggio pet friendly per far entrare i cani guida, che possono entrare dappertutto. La comunità degli host è molto varia, rappresenta un po' quella del paese, quindi c'è di tutto, quindi potrebbero esserci, spero rari, ma problemi ci potrebbero essere. Esiste in Airbnb, faccio con questo, sì. Ah, perché non aveva, quindi ho fatto tutto l'intervento che si sentiva mai, bellissimo. Però c'è un centro assistenza dedicato, quindi c'è un servizio assistenza che è speciale, più rapido, per problemi legati all'accessibilità. Quindi vuol dire che se ci dovessero essere problemi, il centro assistenza interviene. Se l'host non è disponibile, c'è chi aiuta a trovare un alloggio alternativo. Ora, anche lì, consiglio personale, ma abbiamo tutti molta fiducia nel genere umano, ma io un messaggio prima, comunque, per avvisarlo che c'è il cane guida, io lo manderei, in tutta onestà. Ciao, mi chiamo Maurizio Molinari, anch'io sono non vedente, penso che prima avesse parlato Matteo, che saluto. intanto complimenti per l'approccio, cioè non tanto per i risultati, ma veramente per l'approccio, per l'apertura, per il mettere al centro la questione del dialogo, quindi complimenti sia a Federica che a Valentina, perché effettivamente è un percorso, no? Poi anche le persone con disabilità sono persone prima di essere persone con disabilità, quindi ognuno magari ha esigenze diverse, quindi l'approccio, diciamo, tailor made penso, e anche l'imparare sia una cosa molto bella. Io volevo chiedere una cosa, intanto quanto Airbnb è attenta alle equal opportunities per quanto riguarda le politiche di recruitment, immagino parecchio, immagino che Valentina non sia l'unica persona che con disabilità che lavora ad Airbnb, e insomma... Ma lei non lavora ancora per noi, okay. Lei fa la giornalista. Ancora? Va bene, comunque, i giornalisti li conosciamo, sono brutta Mamma gente. Mamma mia. Comunque, no, e poi volevo dire, insomma, quindi prima domanda, quanto ci tenete alle pari opportunità anche a livello di personale che lavora in Airbnb, e se avete appunto delle buone pratiche da raccontare su questo, cioè se hai Federica a questo punto. E poi seconda cosa, se avete pensato, anche qui suggerisco magari una feature, se avete pensato al discorso, o se anche questo è lasciato, diciamo, alla chat fra guest e host, al discorso di mettere anche, perché per esempio una persona non vedente arriva in una città, se è da solo magari ha più difficoltà di sapere quali sono i punti di interesse, come raggiungere quel particolare punto, quindi magari può avere piacere che l'host sia disponibile ad accompagnarlo, insomma, o a fargli vedere un po' i punti di interesse intorno, a fargli delle tipo escursioni, eccetera eccetera. Io me lo ricordo dalle mie esperienze con Couchsurfing, per esempio, però ecco, non so se è un ulteriore feature a cui avete pensato, che può essere in qualche modo implementata. Per il resto dico solo che a volte le difficoltà
cioè diciamo le difficoltà, le necessità di una persona sono, per esempio, io ogni volta che giro, e giro parecchio, ho la cosa di sapere qual è lo shampoo e qual è il bagnoschiuma dentro una doccia. Allora lì magari per qualcuno è una stupidaggine, per me è la prima cosa, la prima domanda che faccio sia in un Airbnb che in un albergo, ecco, quindi per dire quanto sono diverse, quanto è diversa una persona da un'altra. Grazie per le domande. Allora, parto dalla parte del recruiting, assolutamente sì, cioè la parte dell'inclusione, la diversità è parte integrante, inclusione a 360 gradi, integrante nelle politiche di recruiting di Airbnb. All'interno poi di Airbnb ci abbiamo tutta una serie di gruppi anche di supporto in cui le persone si riuniscono in base a caratteristiche dal gruppo dei genitori, cioè Black Hat, che è il gruppo di neri, comunità neri nera all'interno di Airbnb, disabilità, c'è tutto, quindi è una parte integrante nella parte di recruiting. In Italia ti devo dire che noi siamo pochissimi in Italia, saremo 25-30, tra l'altro non veniamo neanche tutti in ufficio, perché ormai una delle cose belle di lavorare per Airbnb è che possiamo lavorare dappertutto, per sempre, quindi non dobbiamo tornare in ufficio. In Italia c'è una legge che dice che quando arrivi a un determinato numero di dipendenti, che non so quanto, poi hai l'obbligo di prendere una persona delle categorie protette, ma puoi anche pagare una multa che è risibile e fregartene sostanzialmente di quest'obbligo. All'inizio devo dire che ci avevano consigliato, ma i vecchi consulenti, non all'interno dell'azienda, ci avevano detto è una pratica comune, paghi la multa, non stiamo a far tante, finito il discorso. Ci siamo impuntati in questo, poi soprattutto il country manager che c'era all'epoca, per invece abbiamo visto come un'opportunità enorme di avere una risorsa in più che potesse dare un contributo diverso, e quindi ci affidiamo a una delle agenzie specializzate in questo, quindi adesso noi abbiamo possibilità di, con 20 dipendenti abbiamo una persona, ne abbiamo in realtà due, però sì. Però questo è un buon punto, perché in Italia non è così frequente. C'era questa questione della multa che non sapevo neanche io, che è una pessima pratica. E invece per quanto riguarda le indicazioni sulla guida, intanto volevo dirvi che su Airbnb ci sono tante esperienze anche, cioè non sono soggiorni ma sono anche esperienze che si possono prenotare, e ne abbiamo fatte anche diverse con associazioni di persone non vedenti, e quindi ci sono delle esperienze specializzate in quello. Stiamo facendo una campagna di educazione per gli host, e uno dei vari consigli, ci hanno detto ad esempio quando ci sono persone non vedenti, togliere tutti i ninnoli dalla casa perché creano difficoltà, cercare di lasciare indicazioni più chiare possibile per raggiungere i punti di interesse, quindi è qualcosa che stiamo facendo rispetto a una campagna di educazione e formazione degli host. Se ci sono necessità particolari, oltre ad andare a vedere se ci sono delle belle escursioni, delle belle esperienze di guida della città da fare sul portale sulla parte delle esperienze che ti consiglio di andare a vedere, lascerei anche qui all'interazione e alla disponibilità con l'host. Rispetto all'accessibilità per le persone sorde, ho avuto l'opportunità di essere ospitato 3 anni fa in un'azienda turistica, di essere host, ed ero l'unico sordo che si occupava della gestione di questo agriturismo. Per la piattaforma, per l'utilizzo, non ho avuto alcun problema. I clienti però che mi chiamavano per ricevere informazioni erano costretti a scrivermi, chiedevo di inviarmi le mail, poiché appunto io sono una persona sorda, e quindi l'unico strumento era quello delle mail o di chattare per evitare appunto un tempo maggiore, ecco, di spreco di tempo. E quindi volevo chiedere, c'è un'alternativa a questa modalità? Adesso, per motivi familiari, mi sono trasferito a Milano, sono con i miei genitori, mio padre, che è anche lui una persona sorda, e volevamo appunto rendere una camera in camera nostra disponibile su Airbnb.
Volevamo anche garantire un servizio di interpretariato accessibile anche alle persone sorde, collegate un servizio di accessibilità di informazioni collegate a quello che potevamo offrire, ecco, noi, che possiamo offrire noi all'interno della casa, quali sono i servizi, quali possono essere le difficoltà, i consigli, quindi includere questo servizio di accessibilità per persone sorde o anche di sottotitolazione istantanea. Allora, tanto mi fa molto piacere che tu sia un potenziale host della piattaforma. Allora, Airbnb in realtà si basa soprattutto sulla comunicazione via messaggio, cioè il numero di telefono arriva banalmente solo nel momento in cui tu hai confermato la prenotazione. Per quanto riguarda le indicazioni della casa, si può caricare un manuale della casa, per cui tutte le informazioni sono scritte ed non è qualche cosa di speciale previsto per alcune categorie di utenti, funziona così sempre. Quindi non vedo grossissimi problemi, perché tutti gli utenti di Airbnb sono abituati a interfacciarsi con l'host e a chiedere informazioni quasi esclusivamente via chat e non via telefono, quindi su questo non vedo alcun problema. Penso che sia un'ottima idea quella di mettere una camera su Airbnb. Noi incoraggiamo sempre più persone che abbiano qualche disabilità ad aprire le loro case, perché chi meglio di loro intanto ha case accessibili e chi meglio di loro può capire le esigenze di altri viaggiatori che hanno le stesse necessità. Solo Valentina non è ancora host, non siamo ancora riuscite a convincerla. Quindi è assolutamente possibile, non vedo grandi problemi. Abbiamo collaborato con la capitana della nazionale di pallavolo sordi, che ci ha dato un sacco di consigli, che ha anche delle esperienze su Airbnb, quindi ti invito anche a guardare e a valutare la parte delle esperienze, perché ne abbiamo molte dedicate, potrebbe essere un'idea rispetto ai servizi aggiuntivi che volevi proporre. Tra l'altro si chiama conosco Ilaria. Ilaria Calbusera, che ha appena vinto tipo la medaglia d'argento, mi pare, ai mondiali. Sì, esatto, alle Olimpiadi in Brasile. Esatto, rimasta malissimo, tutti arrabbiati però. Ok. Ok, perfetto. Allora, io intanto sono giornalista, quindi grazie delle belle parole prima. Però avrei una domanda per Federica e una domanda per Valentina. Allora, per Federica vorrei sapere qual è, diciamo, rispetto al totale degli alloggi che oggi mette a disposizione Airbnb in Italia, qual è la percentuale di alloggi accessibili. A Valentina invece, siccome ha citato più volte quando ha parlato il fatto che sia anche per gli host e per i territori un'opportunità, e penso intendesse anche di business proprio, rendere accessibili, diciamo, proprio il viaggiare, la mobilità e gli alloggi, volevo sapere se tu, da esperta un po' di questo settore, hai qualche dato in merito, cioè quale movimento proprio di denaro c'è dietro, diciamo, i viaggi accessibili, perlomeno in Italia. Allora, rispetto ai numeri, allora, noi abbiamo avuto questa cosa tremenda che è la quotazione in borsa, che ci ha distrutto tutta la parte di comunicazione, perché quasi sempre non possiamo, ad esempio il numero degli annunci attualmente disponibili sulla piattaforma non è una cosa che posso dire. Però le posso dire che in effetti la percentuale degli alloggi in Italia, anche se l'Italia è il terzo posto al mondo, è bassissima ancora sul totale. Cerchiamo di guardare i numeri assoluti intanto, quindi se abbiamo 10.000 case con caratteristiche di accessibilità, dico per dire un numero indicativo, comunque è già un buon inizio in Italia, è già un buon inizio. Però è ovvio che intanto non tutte le case con caratteristiche di accessibilità hanno inserito i filtri. Quindi il nostro lavoro adesso è principalmente quello di cercare di educare le persone e dire: guardate che la tua casa è accessibile,
Abbiamo fatto un lavoro anche proprio all'interno del team, abbiamo guardato tutta una serie di fotografie e annunci, ce le siamo divise, abbiamo utilizzato, noi abbiamo quattro ore di volontariato al mese che possiamo fare in Airbnb, che sono pagate dall'azienda. Abbiamo deciso di dedicare queste quattro ore per fare ricerca sulla piattaforma di alloggi accessibili. Abbiamo cercato attraverso delle parole chiave, poi l'abbiamo revisionati tutti manualmente e abbiamo trovato tantissimi alloggi bellissimi che erano accessibili dalle foto ma che non avevano inserito le caratteristiche di accessibilità. E allora stiamo facendo questo lavoro, quindi il numero non è indicativo, il numero che abbiamo ufficiale, che abbiamo rilasciato proprio oggi, è il numero globale delle 150.000 caratteristiche di accessibilità a livello globale su 100.000 circa annunci, quindi questo è. Poi le mando il comunicato stampa. percentualmente non ci nascondiamo davanti a un dito, sono ancora pochi, stiamo cercando di lavorare per aumentare il numero. Allora, quando abbiamo a che fare con i numeri che riguardano il mondo della disabilità, è un grosso punto di domanda, perché anche un ente come l'ISPAT è fermo parecchio indietro. Però posso dire che a livello di accesso al turismo in chiave accessibile si parla di circa 127 milioni di persone in Europa, non sono scritta, di cui 10 milioni in Italia. Ovviamente quando parliamo di turismo accessibile per le persone con disabilità, nel caso quasi totale della richiesta dobbiamo moltiplicare per due, perché sono ancora troppo poche le persone che viaggiano in autonomia. Quindi già da questi numeri capiamo che l'opportunità economica a livello nazionale ed europeo di questo tema è enorme. Ad esempio si stima un incremento del 20% del fatturato annuale PIL nazionale fatturato aziendale. Capite bene che questo vuol dire business. Quindi quando noi usciamo da una pandemia che ci ha chiusi per due anni e nonostante fossimo fermi avevamo delle opportunità di formarci, imparare, guardare cosa succedeva altrove, noi l'abbiamo fatto, noi non abbiamo capito nulla e abbiamo perso un treno enorme, perché se io adesso vado a cercare una possibilità di farmi una vacanza in Italia, in chiave qualunque livello economico, ho ancora enormi difficoltà. Prima Federica nominava il mio viaggio in treno. Secondo voi è normale che in Italia nel 2022 una persona con disabilità, ovviamente parlo motoria, ma non solo, per prendere un treno e avere la sicurezza di salire su quel treno almeno 3 o 4 giorni, dipende dalla zona e dalla linea che deve prendere? Le persone con disabilità non possono mai avere l'autonomia di decidere l'attimo fuggente. E quindi già il fatto che non abbiamo risolto neanche in minima parte questo problema è un problema ancora enorme. E quindi, ripeto, quando ci sono casi buoni da portare a conoscenza, il dovere che abbiamo è di divulgare queste novità che dovrebbero essere la normalità, ma lasciamole ancora etichettate con novità purché se ne parli. Ce l'abbiamo fatta, direi. Sì. Io proprio in conclusione vorrei dire che noi stessi, noi persone con disabilità, abbiamo una possibilità, no? Di aumentare il numero di alloggi accessibili. E penso che questo è un impegno morale, etico e civile che dovremmo iniziare a prendere, perché
come dicevi, no, Federica, le nostre case può essere che possano essere accoglienti per altre persone con disabilità, e quindi metterci in nella condizione di offrire ospitalità. È un modo per avvicinare altre persone, straniere o non straniere, ad un viaggio più accessibile. E questo penso che sia un messaggio, un impegno che dovremmo provare a prendere. Per noi è preziosissimo. Grazie mille a tutti. Grazie. Io ho avuto l'onore di aprire il keynote questa mattina e quindi anche l'onore di chiudere la track 1 questa sera. Domani mattina ci ritroviamo per il keynote di apertura. L'Istituto dei Ciechi rimarrà aperto questa sera fino alle ore 19:30 per quanti volessero andare a visitare gli stand espositivi al primo e al secondo piano. Ci sono tante realtà che meritano di essere conosciute e di essere visitate, le aree anche culturali per provare a toccare le opere d'arte e anche fare un po' di networking con speaker e relatori. Per quanti ci saranno domani, ci sarà anche una piccola sorpresa. L'Istituto dei Ciechi ci onora di offrire ai partecipanti, chiaramente in un numero limitato, per questioni logistiche, il caffè al buio, quindi prendere un caffè in un'atmosfera immersiva. Vi ringrazio per essere stati con noi, le persone in presenza e alle persone che ci hanno ascoltati e visti a distanza, e ci ritroviamo domattina alle ore 9:30 per il keynote. La sostenibilità fa parte del nostro DNA e del nostro business. Facciamo la nostra parte. Con passione esploriamo nuovi modi di fare didattica. Insieme Oracle Corporate Citizenship.